Qual è stato il primo pensiero che hai avuto quando hai letto questa sceneggiatura? Subito è stata molto potente. Io sono venuto a conoscenza del progetto molti mesi prima di aver avuto la possibilità di fare solamente il provino, tramite colleghi e tramite amici che ci avevano provato. All'inizio ero molto... pensavo che non c'entrassi nulla, uno per il tipo di provenienza. È stata la prima volta che mi sono ho dovuto studiare appunto un modo di esprimermi diverso da quello che è mio abituale. E soprattutto perché ero molto grande per il tipo di ruolo. Ma in qualche modo siamo riusciti ad abbassarmi fino ai 16 anni. Diciamo che è anche questa la magia del cinema. E non ho avuto nessun dubbio, nel senso che l'ho sempre desiderato fortemente. Sono stato molto felice che Giacomo abbia avuto fiducia in me fin dall'inizio e di aver avuto poi la possibilità di poterlo interpretare, ecco. Appunto, con il regista avevi già lavorato in grandi successi, però hai subito capito che questo era un personaggio molto diverso da quello di Leo. Sì, Giacomo, ci tengo a dire che ha un grande cuore e come pochi ha la capacità di valorizzare le persone prima che gli attori, per cui è stato un altro ruolo di grande spessore, forse il ruolo che mi è capitato più diverso da me, più lontano da me, e per cui appunto, come ho detto prima, dal punto di vista tecnico ho dovuto studiare. Sono stato seguito da un dialogue coach, lei non c'era, sia nella fase di preparazione del film che durante le riprese. Questo sia dal punto di vista del linguaggio che del fisico, che mi ha permesso poi di scoprire anche un modo di sentire differente, anche nelle scene in cui magari parlavo poco, ecco, e di esprimermi tramite la gestualità, tramite il modo di guardarli, gli altri, ecco, sempre dall'alto verso il basso. E dal punto di vista emotivo ho cercato ancora una volta di regalare anima e cuore, quindi spero di esserci riuscito e di essere arrivato in qualche modo. Ti volevo chiedere, durante le riprese in Calabria, per caso hai avuto modo di assaporare quell'atmosfera nascosta ma anche imposta dall'Ndrangheta locale? E penso in maniera così, così profonda, no. E ho avuto però la fortuna, durante anche la preparazione, ma durante il periodo di riprese, siccome stavo studiando al centro sperimentale, di trasferirmi stabilmente in Calabria, per cui anche con Lele Nucera, oltre che a seguirmi dal punto di vista tecnico, mi ha aiutato un po' a respirare la Calabria, e per cui quello è stato un modo forse più schietto e più diretto per arrivare subito a vivere, o comunque sia a sentire nel modo più simile possibile a come sentono loro, ecco. E questo sì.